E salve a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui, come potete vedere, c'è Roger, cioè non potete vedere, però c'è Roger. Ed oggi siamo su un video tutorial. Allora, oggi vi insegneremo come fare una intro abbastanza bella con Cinema 4D. Allora, sì, e vi impareremo anche ad installarlo. Adesso vi spiegherà Roger. Allora, per prima cosa noi andremo sul download che vi lascerò in descrizione e installeremo questa cartella dove sono tutti queste sottocartelle. Allora, inizialmente dovrete aprire Cinema 4D. Voi il vostro computer sarà o 32 o 64 bit. In questo caso a me è 64 bit. Allora, appena aprite Cinema 4D vi dovrebbe uscire una pagina, diciamo grigia, con tutti vi dovrete inserire nome, via, tutte le vostre indicazioni. Potete mettere quelle vere o false. E ragazzi, lasceremo, come cosa importante, il link del download in descrizione di Cinema 4D. Poi, sotto a sinistra vi chiede il numero seriale. Il numero seriale è contenuto in questo bloc note. Ecco, ragazzi, questo qui è un file proprio compreso se farete il download di quello che volete. Allora, praticamente voi aprite questa cartella, aprite anche questa sottocartella, diciamo, farete così, copia, io non lo faccio, copia e lo incollate, dove vi chiede il numero seriale. Una volta fatto tutto questo, andiamo su Cinema 4D, ragazzi, eccolo qui. Allora, per prima cosa, noi dobbiamo fare una intro. Qui c'è file, modifica, crea, eccetera. Ci sono varie barre. Poi andrete per prima cosa andare su MoGraph e MoTest. Andiamo su oggetto. Per prima cosa ci esce questo qui, noi lo possiamo posizionare dove ci va. Allora, oggetto, andiamo a mettere la profondità, che sarebbe lo spessore, ragazzi. Sì, guardate, come aumenta, infatti. Sì, lo andremo a mettere a 100. Per voi potete fare come volete. Sì. Il testo ci scriveremo tutorial. Quello che poi, ragazzi, andrà a comparire nella intro, in pratica. Sì, tutorial. Noi faremo una cosa così a capo e scriviamo tutorial. Voi scriverete quello che volete. Il vostro in questo nome. Caso il vostro nome di YouTube. Allora, qui c'è metterete centrato. Vi consiglio di mettere centrato. Qui potete scegliere corsivo, grassetto, come vi pare. E il tipo di scrittura. E qui il font. Allora, ce ne sono tantissimi. Cioè, scusate, questo è il tipo di scrittura. Sì. Ho sbagliato? Scusate. Questo qui sono tutti i tipi di scrittura che potete mettere. Ma dove quanti ne sono? Sì, e noi andremo a mettere, dov'è? La R, la R. No. Metteremo questo, là. Bellissimo. Eccolo qui. Poi, farete un doppio clic qui, così, oppure, poi, aspetta, intanto facciamo un doppio clic. Colore. Scegliere del colore, noi andremo a mettere un bel verde vivace. Ah, ok. Vedendo qui c'è l'oggetto che spruzza il profumo. Allora, andiamo a mettere una luminosità al 60%. Si può mettere anche il riflesso, poi. Anzi, no, scusate, ho sbagliato. Scusa, la riflessione l'andiamo a mettere al 60%. E il colore da riflettere vi consiglio grigio, quasi nero, così. Poi, una volta fatto questo, chiudiamo qui. Andremo a mettere un verde qui. Poi, andiamo a file, nuovo materiale, oppure possiamo fare un doppio clic come vi ho mostrato. Andiamo a colore, mettiamo qui, io vi consiglio un bel nero. E andiamo a riflessione. Sempre il colore da riflettere, un bel grigio scuro. Vi consigliamo sempre il grigio. Sì, la luminosità, la riflessione l'andiamo a mettere a 53, va bene. Ok, una volta fatto questo ne mettiamo 1 e 2, perfetto. Poi andiamo con questi tre tasti principali qui sopra. E potrete controllare, diciamo, la scritta. Sì. Poi andrete qui. Sarebbe la visuale, in pratica. Una cosa del genere, diciamo. Sì. Ok. Molto bene. Poi andiamo per mettere il movimento. Per prima cosa aggiungiamo gli FPS. No, scusa, i frap. Vabbè, FPS. Li mettiamo a 200. I frame, scusate, sì. A 200.
Eccoli qui, Se 200. conserva sempre a 200, in pratica il frame, più mettere dei frame, È più più, sarà lunga sì. la intro. Ad esempio, noi la intro di Roger Nutella, la nostra, proprio quella che abbiamo, che serve in ogni video, la mia, cioè quella che ho nel mio computer, è tipo di 800 frame. Invece, Sì. quella di Roger, questa del suo computer, non so. Comunque, banda alle ciance e continuiamo con il tutorial. Sì, allora abbiamo messo, metterete un verde, due neri e un verde alla fine e uscirà, diciamo, una cosa del genere. Voi poi potrete scegliere il colore, ovviamente. Sì. Poi vi indicavo, questi tre tasti sono per spostare, andare avanti e avanti indietro e girarsi così. Ok. Allora, iniziamo come prima. Eccoci. Poi, per mettere appunto il movimento, come ho detto, metterete prima i frame, controllate che questo, diciamo, quadratino rettangolino blu sta a 0. Poi teniamo, cioè, clicchiamo qui, ci teniamo premuto e andiamo a esplosione. Come potete vedere, esplosione appare sopra a destra qui. E voi la andrete a mettere su mio testo. La andrete a mettere quando la freccetta sta in giù, ma non quando sta destra, sinistra, così, giù, così, esplosione. Eccola qui. Poi andremo a selezionare, oddio, andremo a selezionare a 20 frame e andiamo a forza. Andiamo a selezionare forza 100, Ragazzi, il massimo. frame che volete è anche 30 frame, potete metterlo. Io vi consiglio a 20, che esce meglio. Poi andiamo, teniamo premuto qui, CTRL, tasto sinistro, ok, perfetto. Vediamo Ok. come è uscito. Allora, vediamo se è uscito bene. Allora, dovrebbe uscire. No, aspettate, poi andiamo a 40, 50 frame. Andiamo a forza e la rimettiamo a 0. Per far ricompare la scritta. Sì. Vediamo se ci siamo riusciti. Sempre CTRL tasto sinistro. Ok, vediamo se è tutto a posto. Aggiungiamo la chiave di lettura. L'aggiungiamo anche a 20 frame. Sì. Aggiungiamo la chiave di lettura. Ricordare appunto Sì, qual è la chiave di riaggiungo. lettura. Vediamo se è uscito. Ok, ragazzi, perfetto. Dovrete aggiungere sempre la chiave di lettura, ragazzi, se no il movimento non, diciamo, Non non lo esce. vedrete, si non esce. Allora, ve lo faccio rivedere. È uscita così la prima parte della nostra intro. E andiamo a 51, 50 frame, ok. E ora possiamo decidere appunto di mettere il movimento. Allora, 50 frame. Io direi a 65, 66 di aggiungere un movimento. Allora, possiamo aggiungere, facciamo O così, verso destra, a diciamo, facciamo così e aggiungiamo la chiave di lettura. chiave, ricordate sempre. Sì, poi lo spostiamo ancora, lo E rimettiamo quanti qui. frame? Ah, giusto, i frame, bravo Nutella, dimenticavo. Poi a 76 frame, la rispostiamo qui al centro e Sì. E aggiungiamo la chiave di lettura. Aspetta, poi verso i vediamo intanto come è uscito. Intanto c'è il mio telefono che continua a scrivere. Ok, uscirà una cosa del genere. Allora, ragazzi, dovrebbe uscire una cosa del genere. Così. Ok. Eravamo rimasti a 76 frame. Mettiamo, verso gli 88 frame la possiamo diciamo, rispostare verso sì. sinistra, se Allora, vogliamo. poi mettiamo una rotazione. Ah, va bene, sì, anche. Lo facciamo ruotare così a 360 gradi. Dai, allora. 350. Vabbè, 360, ok, va ok, bene. ragazzi. E aggiungiamo a chiave, La chiave, sempre. sempre la chiave. Sì, perché ci registrerà appunto la nostra posizione. Poi ai 100 frame direi di mettere una rotazione a un altro verso, appunto, sempre di 360 gradi.
Perfetto. Aggiungiamo la chiave Bellissimo. e direi di vedere come è uscito. Allora, così, poi fa così. Ok. Vedete? Intanto, Molto 100, bello. sì. Poi a 115 vorrei aggiungere un movimento così, che dici? Sì. Allora, così aggiungiamo la chiave e poi a 127, poi vabbè, decidete voi la distanza che dovrà percorrere, così, che è un orizzontale, aggiungiamo la chiave e poi andiamo a 140 e la rimettiamo a posto. Molto bella, mi sembra veramente bella. Ok, Aggiungiamo aspetta, sempre a chiave. sì. Non lo scordate Non lo mai. scordate? Non so se è dritto. E come al solito andiamo a vedere come è uscita la nostra intro. Così, poi fa così. Gira, fa così. Ok. Ok. E poi possiamo a 140, facciamo a 100, 160, dai. sì, 160, la facciamo scomparire questa scritta. La facciamo scomparire verso destra, così. Destra, perfetto. Aggiungiamo la chiave, ok. Dovrebbe funzionare. Vediamo. Ecco la nostra intro. Ok. Ok, Vedi ragazzi. com'è scomparsa? Sì, questa qui è la nostra intro, la intro, ve la faccio rivedere. Ok, fa così. Poi ragazzi, se la volete più lunga, basta che metterete più frame, Sì. invece di 200 frame potrete anche mettere 400 Sì, frame, potrete cambiare 500, colore. 800, quelli che volete. Allora, Noi vi abbiamo solo fatto vedere come si fa sì. E una intro. niente, ragazzi. Allora, un'altra cosa. Poi, questa intro, metti caso, noi la vogliamo mettere su Sony Vegas. Allora, andiamo a modifica settaggi di renderizzazione. Allora, qui andrò a mettere 280 1280. per Sì, bravo, 720. per 720. Dai, dai, dai. Ok, 720. Ok. Perfetto. Poi salva, lo salviamo come il formato sarà AVI Avi. e aggiungeremo una cartella. Tutti i file, salva, ci mettiamo tutorial. Tutorial. Salva. E lo salviamo. Ok, poi abbiamo fatto tutto, poi per renderizzarlo possiamo. Quindi ragazzi, renderizzarlo, Sì. cambiare il formato. Sì, ok. Clicca cosa, ragazzi? Qui avevo dimenticato una cosa. Qua a gamma fotogramma mettiamo sempre manuale e da 0 frame a. Io in questo caso ho messo 170, dove finisce la mia intro. Però se per esempio la vostra intro finisce a 200, voi metterete da 0 a 200. No, però anche io lo metterei a 200, perché comunque finisce a 200. Vabbè, dai, è uguale. Oh, Giusto. vabbè, dai. Per sicurezza mettiamo a 200. La salviamo sempre a. Qui, tutorial, mettiamo così un nome a cavolo e l'andremo a renderizzare. Ok, vedete qui i fotogrammi che vanno da 0, ora arriveranno a 200. Perfetto. Ragazzi, come potete vedere, la renderizzazione È è fatto. finita. Infatti, guardate lì, a È arrivato a 200 frame, 200 da 0. da 0. Sì, oggi vi abbiamo mostrato come fare una intro, quindi noi speriamo che questo video vi piaccia, lasciate tanti like, commenti, diteci che tutorial dobbiamo fare, se non sapete qualcosa come fare una intro, outro, Sì, quello sì. che volete. Quindi questo è quello che vi dovevamo dire, da Roger Nutella è Tutto tutto, è bella bello. ragazzi.